Siamo con Gianluca Arnesano, è tra i primi che in Italia ha introdotto appunto il marketing virale, insomma ha parlato di marketing virale, diciamo così, insomma, con una pubblicazione di qualche anno fa. Cosa puoi dirci rispetto a Frozen Frogs in partenza? Insomma, che cos'è Frozen Frogs? Poi parliamo dei temi di questo panel moderato stamani, insomma anche da Carniani, con molto molto seguito. Sì, velocemente, in tempi non sospetti si parlavamo di marketing virale, la pubblicazione è del 2007, quindi effettivamente tanto tempo fa. L'agenzia adesso è focalizzata sulla comunicazione digitale, sull'analisi e le ricerche intorno ai social media e su appunto cogliere quelle che sono argomenti e storie interessanti da raccontare agli utenti e quindi avvicinare in qualche modo le aziende con la loro istituzionalità invece alle necessità informative di conoscenza degli utenti. Questo è un passaggio che in questo panel è emerso, diciamo, in maniera importante. Ecco, che cos'è esattamente il turismo no cost? Cioè, perché si differenzia dal low cost e come queste piattaforme sociali possono anche favorire nuove opportunità di business per gli operatori? Ma come dicevo prima, le piattaforme sono veloci e gli utenti che le utilizzano sono sempre più vicini a queste piattaforme, quindi le utilizzano in maniera molto diretta ed immediata. C'è bisogno quindi di driver di comunicazione, di argomenti di comunicazione che siano convincenti, altrimenti si rischia di, essendo il passaparola un tantan molto veloce, essendo l'infrastruttura molto, come dire, collaudata per far circolare queste informazioni, si rischia che appunto le informazioni siano molto orientate alla convenienza economica piuttosto che all'esperienza che l'utente cerca e che ha piacere di condividere. Quindi, diciamo, quello che noi spesso vediamo è che non vengono valorizzato l'aspetto conversazionale rispetto all'esperienza di consumo. Viene in qualche modo a velocizzarsi, e queste piattaforme lo consentono, molto il passaparola legato alla convenienza economica, non alla convenienza esperienziale, non alla necessità di ottimizzare il tempo per avere una grande esperienza, non un grande vantaggio. Il grande vantaggio per me però rischia di cannibalizzare, perché la piattaforma è fatta in modo di far circolare informazioni. Quindi quello che è l'occasione che possono cogliere le strutture è di arricchire le conversazioni con storie importanti da raccontare, con identità precise da far emergere, con territori da valorizzare. Questo è qualcosa che gli utenti piace e hanno voglia di raccontare. C'è molto interesse da parte degli albergatori, per esempio, su questi temi, però è anche difficile pensare che un piccolo albergatore possa dotarsi per esempio di un social media manager. Beh, se figlio del piccolo albergatore, cioè se l'albergatore di provincia ha un figlio di 17 anni, secondo me ha delle buone chance. Puntare sui nativi digitali. Insomma. È una battuta, ma in realtà è proprio quello che ho cercato, insomma, di evidenziare, l'esistenza di un divide culturale, linguistico e non più tecnologico, perché ormai la tecnologia è a portata di tutti, non è più il computer o la connessione che manca, ma anche il fatto di valorizzare questo tipo di infrastruttura per creare conversazioni, informazioni, approfondimenti. Per questo dico, il piccolo albergatore, se ha un nipote, se ha un figlio, dovrebbe mettersi a fianco e prendere grossi spunti da lui.